Si è svolta a Pesaro, all'interno del Santuario della Madonna delle Grazie, la celebrazione in onore della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri, proclamata ufficialmente nel 1942 da Papa Pio XII. La ricorrenza della patrona è stata fissata dallo stesso pontefice nella giornata del 21 del mese di novembre, data in cui la cristianità celebra la festa liturgica della presentazione di Maria Vergine al Tempio. Il titolo di Virgo Fidelis era stato sollecitato in relazione al motto araldico dell'arma fedele nei secoli, uomini e donne in divisa, sempre pronti al servizio della comunità in qualsiasi circostanza. Questa mattina la funzione religiosa, officiata dall'arcivescovo Sandro Salvucci, ha visto la presenza delle maggiori cariche civili e militari, molti fedeli, i comandanti delle compagnie carabinieri di Pesaro, Fano e Urbino e la presenza del comandante provinciale, il colonnello Gianluigi Cirtoli, che ha ricordato tutti gli uomini caduti in servizio. Sì, i nostri caduti che ogni anno purtroppo ci lasciano e quindi noi facciamo il nostro massimo, abbiamo il nostro massimo impegno. Questo NAUMAC, che è l'ente assistenziale nostro, ci permette di fornire assistenza materiale ma anche, diciamo così, sostanziale a quelli che sono i figli e ai familiari dei nostri caduti, e li permette di accompagnarli per tutto il periodo scolastico fino anche all'università. La giornata è stata l'occasione anche per commemorare l'81esimo anniversario della battaglia in Africa nel 1941. Sì, un particolare momento, un fatto d'arma molto importante in cui il primo battaglione mobilitato del carabinieri Zaptie ha dato prova, diciamo così, di grande impegno e dell'estremo sacrificio che ha permesso di, diciamo così, per circa 3 mesi di mantenere un caposaldo prima di essere battuti da quella che è la forza sovracchiante e le forze avversarie. È possibile invece stilare un bilancio di questo anno? L'impegno è massimo, fare bilancio è sempre, dare dei numeri è sempre abbastanza complicato, possiamo dire anche negli tragici fatti il massimo impegno è sempre ottenere il risultato per permettere in qualche modo, dopo anche l'ultimo fatto tragico di sangue che è accaduto a Fano, di riportare quantomeno un minimo di tranquillità alla popolazione.